Grazie al professor Bianchi per il suo intervento. Adesso parlerà il responsabile del Centro Studi Monetari, Marco Saba. Pronto? Bene, buongiorno, grazie per avermi invitato a questa conferenza dove naturalmente cercherò di fare un po' il punto della situazione su quello che è successo recentemente, un paio di episodi abbastanza importanti, per poi poter inquadrare l'argomento basandosi sulla realtà dei fatti e sulla pratica giornaliera, per esempio anche dell'attività bancaria. Teniamo presente che recentemente in una conferenza Lord Turner, che era già il capo della FSA, cioè dell'autority finanziaria, dei servizi finanziari inglese, ha detto che sostanzialmente nella cultura diffusa normalmente, per esempio anche nei testi universitari, ci sono scritte delle favole mitologiche rispetto alla moneta e a come funziona realmente una banca. Questa premessa può sembrare scioccante, ma sempre all'inizio di quest'anno il consigliere generale della Banca di Francia, Bernard Marie, ha spiegato che le banche creano denaro dal nulla al momento in cui effettuano prestiti o investimenti, cioè quello che si chiamano impieghi bancari. Questa affermazione del consigliere generale della Banca di Francia è stata confermata dal primo bollettino del 2014 della Banca d'Inghilterra, che appunto sostanzialmente riafferma la stessa cosa, cioè le banche non hanno nessun vincolo a parte quello che impone sostanzialmente la banca centrale, che è quella che stabilisce la quantità di denaro che viene creato. Quindi sostanzialmente attraverso quella che viene chiamata moral suasion, che praticamente è un'influenza diretta da parte della banca centrale nei confronti dei singoli istituti, vengono apportionate le quote di denaro creditizio che può essere creato da ogni singolo istituto. In che modo? In modo assolutamente arbitrario, con meccanismi che conosciamo poco, perché per esempio ci sono delle circolari segrete della Banca d'Italia, per fare un esempio, e ci sono altri meccanismi con cui il sistema bancario ha influenzato il corso della storia negli ultimi secoli, non solamente negli ultimi anni. Basti ricordare che già nel 1930 Keynes scriveva che la Banca Centrale d'Inghilterra poteva far valere le sue disposizioni per terrorem, cioè attraverso il terrorismo. Quindi, e questo già nel 1930, è una cosa abbastanza importante, perché si fa capire che probabilmente il modo con cui le banche influenzano la nostra vita non è semplicemente nei criteri arbitrari di erogazione dei prestiti che utilizzano, ma anche forse in altri sistemi. Io avevo realizzato un grafico che non so se c'è qua. Marco, un attimo, che vogliamo vedere in streaming le slide, quindi le stiamo passando nella chiavetta. Ah, va bene, ok. Soltanto. Sì, comunque dopo farò vedere i vari grafici, ma riprendendo questo concetto, è molto importante capire che nell'economia neoclassica, che è l'economia che attualmente viene insegnata nelle università, si considera la moneta e l'attività bancaria come un fattore super neutrale, cioè un qualcosa che si può anche dimenticare nell'insegnamento dell'economia perché non avrebbe nessun effetto pratico. Ora, naturalmente questo non ha assolutamente significato nella realtà reale, sappiamo benissimo quanto invece le banche, per esempio la Banca Centrale Europea, attraverso le lettere che ogni tanto manda ai governi, quanto sia capace di influenzare l'attività dei governi stessi.
e la moneta, che la moneta sia importante ovviamente è sicuramente una cosa accertata, non si può considerare uno strumento neutrale, però si può considerare in qualche modo uno strumento invisibile, e questo lo spiegherò proprio con uno dei miei grafici. Innanzitutto cominciamo a parlare di cifre, parliamo di quantità misurata da denaro, ma è costituita da titoli di Stato. In sostanza, per avere un'idea della quantità di euro che sono stati creati per questo paese, per l'Italia, possiamo calcolare facilmente moltiplicando per 100 il debito pubblico, quindi otteniamo circa 200.000 miliardi di euro. Le banche hanno creato 200.000 miliardi di euro, 100 volte il debito pubblico, che costituisce in assoluto la tassa più grande che un'organizzazione privata estrae dal paese. Dopo l'estrazione di questa enorme tassa di 100 volte il debito pubblico, è evidente che poi ci troviamo nelle situazioni in cui ci stiamo trovando. Perché, ma voi direte, ma com'è possibile? Le banche creano soldi ma non pagano le tasse come tutti gli altri. Ma c'è un piccolo problema, che è proprio quello che ora andrò a spiegare qua, se riesco a utilizzare bene questo puntatore laser. Ecco, non so se si vede qualcosa. Ah sì, ecco, dunque. Allora, in questo schema della frode bancaria, come lo chiamo io, c'è il meccanismo di creazione del denaro da parte delle banche. Cioè, voi immaginate di chiedere un mutuo di 100.000 euro, la banca crea i 100.000 euro come denaro virtuale, ma contabilmente ne registra solo l'uscita, cioè non registra l'atto di creazione di questi 100.000 euro a suo favore. Quindi che cosa succede? Contabilmente la banca va sotto di 100.000, senza essere andata prima sopra di 100.000, così risulta già in perdita. A questo punto il conto della clientela va a più 100.000, poi con il tempo questo debito viene saldato, io qua non ho neanche calcolato gli interessi, poi dopo parlerò degli interessi, nel momento in cui il conto viene saldato la clientela versa in banca i 100.000, la contabilità della clientela va a zero, la contabilità della banca va a zero, ma i 100.000 sono nella cassa della banca, in nero. Questo è quello che succede, e questi 100.000 in nero, io lo chiamo medium rientrato riciclabile, poiché non ne era stata denunciata la creazione, ne può essere disposto, io ho messo qua, al riciclaggio. Cioè, che cosa vuol dire? In realtà questo denaro finisce sulle centrali di compensazione interbancaria che ci sono in Europa, Euroclear, Clearstream e Swift. Infatti, se noi andiamo a controllare, se noi andiamo a vedere l'aggregato delle attività di queste tre società di compensazione, troveremo che sono almeno 70-80 trilioni di euro, cioè proprio quei soldi creati che apparentemente sono spariti nei bilanci delle banche. Infatti, ora questo lo dico perché non è che lo dico a livello accademico, io vado proprio, sono andato all'assemblea della Banca Carige, sono andato all'assemblea della Banca Intesa e ho chiesto ragione di questa non scrittura contabile all'interno del bilancio. Allora, l'amministratore delegato di Banca Carige, Montani, ha detto fateci causa, l'amministratore delegato di Banca Intesa, il dottor Messina, ha detto che si tratterebbe di raccolta e non rappresenterebbe un profitto per la banca. Non c'entra proprio niente la raccolta, qua stiamo parlando proprio dell'atto di creazione ab inizio dello strumento monetario. Comunque tenete presente che siamo talmente abituati a non far caso alle cose banali che ci succedono nella vita, per cui anche a voi vi sarà capitato di creare denaro senza accorgervene. Cioè, tutte le volte che voi andate in banca a versare del contante, per esempio delle banconote, 50 euro, il cassiere, nel momento in cui accredita il vostro conto, sta creando altri 50 euro virtuali, ma non li segna come creazione nella contabilità della banca e non distrugge 50 euro cartacei che voi gli avete dato. Quindi voi andate lì, portate 50 euro e dopo la banca 100 euro, 50 sono sul vostro conto e 50 il cartaceo rimane in nero. E questo è il motivo per cui si spiega che quando c'è una rapina in banca nessun conto si diminuisce, nessun conto dei clienti diminuisce. Quando fanno una rapina e portano via tutte le banconote, dal punto di vista contabile non succede assolutamente niente.
In realtà il danno per la banca potrebbe essere semplicemente il costo materiale di ricomprare queste banconote, che è di circa 11 centesimi più IVA per una banconota da 500 euro. Questo è il vero danno effettivo di una rapina in una banca, fatta da un rapinatore. Fatta da un banchiere, invece, appunto, il banchiere ha raffinato moltissimo questo sistema di rapina, per cui riesce a far credere al pubblico che dematerializza il titolo cartaceo banconota, mentre in realtà lo clona. Quindi nelle mie stime del denaro creato dalle banche, io mi sono rifatto semplicemente ai crediti verso clientela, che sarebbero quelli cosiddetti impieghi, senza però, l'ho anche specificato nella mia relazione, parlare di tutta la clonazione che avviene quando vengono versati dei contanti e quando vengono effettuate operazioni di cambio, perché quando voi andate con 500 franchi svizzeri in banca a cambiarli, la banca crea 400 euro dal nulla, ma anche lì non distrugge i franchi che ha convertito in euro. Quindi di nuovo c'è altra clonazione, altra creazione di denaro. Tutta questa creazione in nero di denaro fa sì che ogni anno il sistema bancario italiano porta via alla comunità più di metà del debito pubblico, ogni anno, senza che nessuno se ne accorga, soprattutto i professori universitari. Non se ne accorgono. Perché? Perché hanno studiato un modello, prima di tutto perché probabilmente non è che si occupano di contabilità, ma si occupano di economia, e perché hanno studiato un modello fittizio proposto dal sistema bancario, per cui questa creazione di denaro non dovrebbe essere registrata se non come passivo. Cioè si accetta l'assurdità che una persona con un portafoglio vuoto possa prestare a un'altra scavando un buco nel portafoglio e senza invece prima aver creato il mezzo monetario. Quindi si confonde il mezzo monetario con la scrittura contabile e alla fine della fiera tutti questi soldi vengono trasferiti in queste centrali di compensazione internazionali. La stessa cosa succede negli Stati Uniti, la stessa cosa succede in Giappone, eccetera, in tutto il sistema occidentale che conosciamo. Quindi quello che è molto importante da capire è che questo buco, cioè questa tassa che paghiamo di più di metà tra moneta bancaria, comprese le banconote, e monete metalliche, non è del 97%, è del 999, cioè è un decimillesimo per ogni soldo da un euro che lo Stato conia, il sistema bancario ne crea almeno 10.000 in valuta convenzionale, senza quindi parlare di strumenti derivati o altri prodotti esotici, no? che hanno un effetto di moltiplicazione, ma che limitiamoci al denaro creditizio, alle banconote e alle monete metalliche per ora, perché sennò poi il discorso sarebbe ancora più grande, però limitiamoci al denaro che siamo costretti a utilizzare. Quindi lo Stato ha una sovranità monetaria che è un decimillesimo di quella del sistema bancario, quindi ha un peso sostanzialmente ininfluente. Lo Stato italiano addirittura ha meno peso del Vaticano, perché il Vaticano, per decidere quante monete metalliche ogni anno può coniare in euro, ha una commissione mista insieme all'Europa, cioè c'è una commissione in cui decidono insieme l'ammontare di nuove monete. L'Italia non è nemmeno in grado di fare questo, deve assolutamente subire la decisione della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, cioè il vero sovrano di questa Europa, che non è altro che un club di cui fanno parte tutte le banche centrali nazionali, che hanno esercitato nei loro paesi la sovranità, perché anche se queste banche centrali sono nazionali, utilizzando questo meccanismo, sempre il solito meccanismo di creazione che ho indicato qua, sottraggono allo Stato questa tassazione enorme di cui vi ho parlato, cioè questa enorme tassa del signoraggio. Quindi non ha senso parlare di politiche fiscali se si concede a un organismo privato il potere di tassare 100 volte il debito pubblico la comunità. E il debito pubblico stesso diventa ridicolo di fronte al debito bancario, evidenziando questa truffa vera e propria contabile che stanno facendo ogni giorno, no? Quindi ho parlato di 1.000 miliardi l'anno, vuol dire che ogni giorno il sistema bancario sottrae 3 miliardi alla comunità senza che nessuno se ne accorga.
questi soldi che vanno a finire nelle centrali di compensazione internazionali poi vanno a finire in dei conti che sono nelle British Virgin Islands, Cayman, oppure possono andare a finire, non so, all'elite dell'Ucraina per convincerla a entrare nell'Unione Europea, oppure si possono pagare dei mercenari che fanno dei colpi di Stato in Africa, per esempio. Insomma, sostanzialmente questa massa di denaro ombra, questa shadow money che viene creata continuamente dal sistema bancario in nero e quindi che non appare nei bilanci ufficiali, crea un potere immenso, oscuro, che è proprio la base dello shadow banking, cioè è la cosa fondamentale. Allora, quello che bisognerebbe fare, siccome questo sistema vale sia che si usino euro, sia che si usino neolire, sia addirittura che si usino monete complementari, io faccio parte di un gruppo di 200 economisti che si occupa nel mondo di monete complementari. Allora, fra questi 200 economisti, oltre a me ce n'è solo un altro che ha capito questa cosa, ed è un inglese, non faccio il nome, ma comunque è un inglese, che ha capito benissimo che se anche nelle monete complementari gli istituti di emissione falsificano il bilancio in questo modo, ci ritroviamo in un sistema di sfruttamento assolutamente analogo a quello della moneta ufficiale. E non abbiamo parlato ancora degli interessi, ma gli interessi rispetto a quello di cui vi ho parlato io diventano una sciocchezza. Cioè, le banche non sono società di intermediazione finanziaria, le banche sono delle fabbriche di denaro che si spacciano per intermediari attraverso un mascheramento che attuano verso il pubblico. Cioè, le banche sembra che il loro compito quale sarebbe? Tenere i conti correnti, effettuare prestiti e farsi pagare gli interessi. E la gente comune che cosa pensa? Che le banche guadagnino nello spread tra quello che è l'interesse che danno loro sul denaro che viene depositato e quello che invece richiedono a chi chiede il denaro in prestito. Ma questa cosa è falsa, non è assolutamente vero. Le banche guadagnano perché al momento in cui prestano creano il capitale ex novo e se ne appropriano non evidenziandolo nel bilancio. Tutto il capitale creato in questo modo viene rubato all'inizio e nel momento in cui le banche questo capitale lo mandano attraverso le centrali di compensazione internazionale, loro stanno facendo un reato che si chiama autoriciclaggio. Quindi quando la Camusso della CGIL l'altro giorno ha detto bisogna reintrodurre il reato di falso in bilancio e il reato di autoriciclaggio, senza saperlo ha detto una cosa veramente giusta, perché probabilmente lei non si riferiva alle banche, ma io mi riferisco proprio alle banche, perché altrimenti, voglio dire, la quantità di denaro che ogni anno viene sottratta alla comunità, questi 1.000 miliardi di cui parlavamo prima, sono superiori agli 800 miliardi che ogni anno lo Stato deve pagare fra tasse, i soldi che raccoglie con le tasse e emissione di nuovi titoli di debito. Ma i titoli di debito a cosa servono? Cioè, i discorsi che ha fatto il professore prima di me, dove diceva sostanzialmente, allora cominciamo a parlare dell'inflazione, se non si dice che attualmente sono stati emessi 200.000 miliardi di euro, per avere un rapporto con l'inflazione bisogna dire quanti migliaia di miliardi di euro equivalenti creeremo con la nostra moneta, perché se noi ne creeremo un decimo avremo una moneta che è 10 volte più forte dell'euro. Perché è lì che funziona il discorso, a parte delle speculazioni che possono essere fatte nell'immediato, il che vuol dire semplicemente, quando si parla di speculazioni, si parla di manipolazioni che vengono fatte dalle stesse banche, perché sono le banche che manipolano i mercati, ormai è venuto fuori, manipolano il prezzo delle materie prime, manipolano il prezzo dei cambi, manipolano tutto e manipolano anche la nostra mente, perché voi pensate che la più grande rapina che è stata fatta è stata commessa quando siamo passati dalla lira all'euro, perché a quel punto la Banca d'Italia avrebbe dovuto restituire al Ministero del Tesoro tutte le riserve d'oro, gli 800 immobili pregiati, tutte le riserve valutarie che non servono assolutamente a niente, erano legate alla lira, cioè la Banca Centrale, la Banca d'Italia si era appropriata di tutti questi beni, altro che 7 miliardi e mezzo, centinaia e centinaia di miliardi, che avrebbe dovuto restituire al Ministero del Tesoro e ricominciare con l'euro partendo da zero, perché siccome sono monete che non hanno nessun valore di copertura reale, dire che una banca può fallire non ha nessun senso, perché creando il denaro dal nulla, l'unico modo come si fa a far fallire una banca, ma voi lo sapete com'è fallita la Lehman Brothers davvero?
la Lehman Brothers faceva parte dell'elenco degli specialisti di titoli di Stato della Federal Reserve, cioè la Lehman Brothers aveva, ora vi spiego come funzionano i titoli di Stato, aveva la possibilità di giocare con questi titoli di Stato, cioè di fare l'acquirente, il primo acquirente all'asta primaria dei titoli. Che cosa è successo? A un certo punto l'hanno tolta dalla lista, non ha più avuto questa possibilità, questo volano di creazione monetaria, ed è fallita, è stata fatta fallire, così come poi che cosa è successo? La sua società di revisione, Arthur Andersen, ovviamente è dovuta fallire anche quella, a quel punto è stata inglobata da un'altra società di revisione, se non sbaglio è la Deloitte, per cui erano rimaste solo quattro società di revisione bancaria, Deloitte, KPMG, Price Waterhouse e la quarta non me la ricordo. Deloitte, KPMG, Price Waterhouse, vabbè, sono quattro società di revisione. E che cosa sono queste società di revisione? Quelle che certificano che i bilanci falsi delle banche, dove non è indicata da nessuna parte la creazione monetaria, vanno bene. Quindi sono queste quattro società che il mondo certificano questi bilanci falsi, quindi non è che gli attori all'apice della piramide non ci sono tante persone, troviamo quattro società di revisione, quattro società di rating, no? Troviamo pochissimi individui che sono al vertice e che veramente hanno un'idea chiara di come funziona il sistema, però sprecano molto di quel denaro che riescono a creare, lo sprecano per manipolare l'opinione del pubblico, per manipolare anche l'opinione accademica, per cui si è riusciti a inventare oggi l'economia che viene insegnata nell'università, non ha assolutamente niente a che fare con la realtà, è quello che succede tutti i giorni, per cui si danno dei parametri, si fanno dei grafici su cose che non hanno nessun significato, perché appunto non si considera l'importanza per esempio della tassa del reddito monetario. La Banca d'Italia è arrivata alla sfacciataggine di dire che è vero che se lo Stato emettesse le monete, le banconote, avrebbe immediatamente il vantaggio di tutto ciò che riesce a ottenere in cambio, che è questo il signoraggio, no? Sostanzialmente. Non lo dice questo, lo dice, ma poi dice anche in un altro paragrafo che questa attività sulle banconote viene gestita dalla Banca d'Italia e che per lo Stato è la stessa cosa. Ma se andate a vedere i bilanci e vedete che le banconote emesse dal 2002 al 2012 erano 150 miliardi di euro, sapete quanto reddito monetario è stato restituito di questi 150 miliardi? 10. La Banca d'Italia si è rubata 140 miliardi con questo, e di cui 100 quando c'era Mario Draghi. Cioè nel periodo in cui c'era Mario Draghi se ne sono rubati 100. Poi Mario Draghi è stato promosso, è arrivato a essere il presidente governatore della Banca Centrale Europea e ora ne ruba 1000 per volta, neanche più 100, perché quando voi, scusate, avete sentito di quel prestito dei 1000 miliardi fatto alle banche, la Banca Centrale ha creato 1000 miliardi dal nulla, non li ha messi a bilancio, li ha messi solo in perdita quando li ha spesi, ora quando li ritornano indietro si ritrova 1000 miliardi in nero non dichiarati nel bilancio, soldi che la gente non vede, non sa nemmeno che esiste, e neanche i professori universitari lo sanno, perché infatti non ne parlano di queste cose, perché loro credono davvero che possa esistere una moneta debito, una moneta negativa, l'antimateria. Non è così. Ogni volta che le banche creano uno strumento monetario ha un valore esclusivamente positivo per chi lo detiene, e la contabilità bancaria non può essere fatta con le regole di un'altra galassia, deve sottostare alle regole a cui stanno tutte le altre società, tant'è che proprio nella circolare 262 sul bilancio, sulla redazione del bilancio della Banca d'Italia, sta scritto che se in casi eccezionali le regole internazionali che vengono seguite per redare la contabilità non danno un quadro economico, finanziario e patrimoniale corretto dell'azienda, queste regole non vanno seguite. Cioè non vanno seguite le regole. Quando l'amministratore di Intesa mi ha risposto che lui ha seguito le regole pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea, ha detto una cosa inutile, non doveva farlo, perché avrebbe dovuto tener conto della circolare della Banca d'Italia, di cui la Banca Intesa tra l'altro è anche socio, cioè sono soci, no? Proprietari loro stessi,
Per cui ora da notare che tutte quelle famose riserve della lira che non sono state restituite al Ministero del Tesoro con la privatizzazione ora della Banca d'Italia vengono rubate direttamente da tutti i partner della Banca d'Italia che ci sono ora. Quindi non sono quei 7 miliardi e mezzo contabili di cui si parla tanto, si tratta di 2.700 tonnellate d'oro, 800 immobili pregiati, migliaia di miliardi linee di credito in valute estere, cioè tutte cose che andrebbero immediatamente, se in caso di una privatizzazione, restituite al Ministero dell'Economia, se non fosse che siamo arrivati a un punto di degrado e corruzione tale per cui nello Stato entrano gli stessi uomini delle banche. Da quando Ciampi è diventato governatore, cioè il governatore Ciampi, ma ancora prima abbiamo il caso di Einaudi, cioè questo paese è già andato male, la sovranità non c'era già più nel 1945, altro che 1982. Questo paese è stato liberato da degli americani che sono venuti qua a spendere dei soldi falsi, le amlire, i soldi militari, che poi uno dice vabbè, avranno speso quei soldi falsi, però poi quando sono andati via avranno pagato con i dollari quello che avevano comprato, cioè hanno comprato l'Italia con questi soldi, no? Avranno restituito i dollari? No, cosa hanno fatto? Nel 1954 sono riusciti a convincere lo Stato italiano ad accollarsi il debito delle amlire come passivo del debito pubblico, ed è lì che nasce il debito pubblico con questa mega truffa alleata, no? Con questa, da questa situazione in poi tutto il resto non è stato altro che uno scendere la china. E quindi abbiamo il 1969, la strage di Piazza Fontana, che improvvisamente obbliga, cosa succede? Che prima della strage i bot venivano scambiati alla pari, cioè il tesoro quando aveva bisogno di soldi metteva questi bot e la Banca d'Italia gli dava 100.000 lire, 100.000 lire. Con la strage di Piazza Fontana è stato costretto il Ministero del Tesoro a mettere sul mercato questi bot, quindi a pagare un interesse, quindi a fare gli interessi dei redditieri, che sono quelli che da quando è nato questo paese ne governano i destini, con momenti in cui hanno un potere più o meno forte, cioè nel senso che ovviamente prima della Seconda Guerra Mondiale il potere era stato molto ridotto. Ma attenzione però, non si pensi che durante il fascismo non ci fosse questo potere lo stesso, perché quando Mussolini voleva cambiare il governatore della Banca d'Italia, che all'epoca era Stringer, dovette aspettare che morisse, perché la Banca d'Inghilterra e la Federal Reserve gli impedirono di cambiare il governatore della banca. Quindi pensate, nel nostro unico periodo di dittatura statale non si poteva nemmeno cambiare un direttore della banca centrale, tanto per dare una misura della nostra sovranità monetaria. Allora che cosa succede se andiamo di nuovo alle origini di questo paese? Se andiamo al 1860, l'Unità d'Italia, scopriamo che qual è la prima legge che viene promulgata dall'Italia Unita? L'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico. E infatti che cosa succede? Succedono gli Eurobond di allora, cioè sostanzialmente i Rothschild, che cos'è? Che per ristrutturare il debito di tutte le regioni stati italiane, siccome c'erano i Savoia che da soli avevano fatto un debito 20 volte tutti gli altri stati messi insieme, dicono perché non facciamo un Italy Bond, no? Ora siamo all'Eurobond, è la stessa cosa, cosa credete? Ora stanno di nuovo proponendo l'Eurobond come soluzione, che per i Rothschild sono sempre i Rothschild, sempre la stessa cosa. Cioè, nel senso, hanno fatto la truffa della lira e dell'Italia Unita per mettere insieme debiti buoni e debiti cattivi e fare un titolo di Stato unico, e ora la stessa cosa la stanno facendo a livello europeo per compensare le situazioni dei paesi sud, paesi nord, eccetera. E le manovre, cioè non è che c'è molta fantasia in questa geopolitica bancaria, i trucchi sono sempre gli stessi, no? Fanno passare queste manovre come se ci facessero un gran piacere a fare gli Eurobond, mentre invece è la conclusione di quello che è la truffa dell'Italia Unita ripetuta a livello europeo, sempre solo per garantire i redditieri, che sono quelli che hanno il potere di indebitare lo Stato per poter avere i redditi sui titoli. Quindi, allora, la domanda è questa: quando parliamo di sovranità e parliamo di una moneta italiana sovrana, dobbiamo anche dire che motivo c'è di fare debiti. Se tu hai la sovranità monetaria, hai anche il signoraggio. La Lex Monete è una legge che non viene molto studiata nelle facoltà,
ma vedo che molti pochi ne parlano, ne ha parlato recentemente Bagnaini, accennato a questo, quando fra l'altro giustamente Bagnaini spiegava che il discorso del prezzo delle materie prime eccetera, anche fosse vero quello che è stato detto, si sappia che in realtà prendiamo l'esempio del gas, il gas costa 1,40-1,50 al metro cubo a voi, ma Putin ce lo vende a 19 centesimi e la differenza fra i 19 centesimi di euro e l'euro e mezzo che noi stiamo pagando sulle bollette è qualcun altro che li prende, quindi se i 19 centesimi al metro cubo aumentano del 20%, vuol dire che costerà 21 centesimi al metro cubo, ma sul prezzo finale di 1,50 euro cosa volete che incida? Quindi è tutta propaganda, cioè l'economia che vi stanno dicendo i giornali, la televisione, è tutta un'unica propaganda in cui si discute di questioni assolutamente irrilevanti e non si tocca assolutamente la questione enorme di questo falso in bilancio con cui tutto il capitale creato a monte viene rubato dal sistema bancario. Questa è la cosa importante. Scusate, ma andiamo anche avanti su dicendo altre cose. Cioè parliamo della questione degli interessi. Siccome abbiamo capito, scusate, che solo l'1 per 10.000 del denaro viene creato dallo Stato, ok? Questo è molto vero, 1 per 10.000. Quindi vuol dire che tutto il resto, praticamente tutto il denaro è creato dal sistema bancario. Ma se tutto il denaro che il sistema bancario lo crea pretendendo sopra un interesse, cioè una somma maggiore di quella che è stata creata alla fine della fiera, questo vuol dire che ci ritroviamo in una situazione in cui c'è un esproprio continuo e forzato da parte del sistema bancario nei confronti di tutti i creditori. È una truffa questa, è un sistema che non è liquido, cioè che non è solvibile per definizione, ab initio. È dal punto di vista giuridico, tutti i contratti che prevedono questi interessi dovrebbero essere nulli in quanto impossibili e i contratti impossibili non hanno valore legale. Quindi ci vuole, questo è un problema che non riguarda solo gli economisti, ma riguarda anche il diritto. Cioè è questa la cosa fondamentale, noi abbiamo perso il senso dei diritti, noi crediamo che dobbiamo per forza indebitarci, noi crediamo che sia importante avere capitali esteri creati dal nulla quando ci possiamo creare dal nulla i nostri capitali, non ha nessun senso. Per quando uno vi spiega queste cose, allora voi dovete dire, la domanda è, allora perché, come mai ci dicono che è bene che arrivino capitali esteri? Perché ogni volta che una banca estera porta capitali esteri, la banca nostra crea e clona quel denaro e fa un sacco di euro ex novo. È per questo che i banchieri interessano queste cose. Non conoscendo in sostanza quello che sta dietro al denaro e al sistema bancario, tutto il resto dell'economia diventa assolutamente ininfluente e si va a guardare delle briciole, delle cose insignificanti, come il debito pubblico, che per esempio rappresenta un centesimo delle cifre che sono in ballo. Sì, ora chiudo subito, perché se no mi dilungavo troppo. Interessantissimo, però certo, ci abbiamo certo. Anche altri tre relatori. Allora, cosa dobbiamo capire? Che ora in questo momento non ci interessa euro, lira, o qualsiasi altra cosa, ci interessa che le banche facciano dei bilanci trasparenti, perché altrimenti qualsiasi tipo di denaro usiamo loro lo rubano subito tutto, quindi per loro non cambia niente. Infatti non notate grandi, cioè alle banche non interessa assolutamente questo discorso euro non euro eccetera, è solo tutta una finta, cioè c'è una finzione mediatica con tanti salotti show televisivi dove tutti non toccano i due punti fondamentali. Per quale motivo uno Stato che è sovrano sulla sua moneta ha bisogno di chiederla in prestito se la può emettere lui? Secondo, per quale motivo dobbiamo permettere che questi bilanci falsi sottraggano ogni anno dall'economia reale metà del debito pubblico? Queste sono le due domande che nessuno farà. Questi sono i discorsi che dovrebbe fare Galloni, che dovrebbe fare Bagnai, che dovrebbe fare Borghi, che dovrebbe fare Zingales, che dovrebbe fare quell'altro che si è nascosto, che è diventato rettore della Bocconi, Guido Tabellini, che prima di diventare rettore della Bocconi ha scritto sul Sole 24 Ore. Certo che però tutto l'oro della Banca d'Italia è degli italiani, perché l'hanno pagato col signoraggio. Da quando è diventato rettore della Bocconi non dice più niente, perché qua funziona così, ti promuovono, ti trasferiscono un po' come magistrati, no? Quindi allora io chiedo veramente da parte degli studenti di avere più curiosità e andare a toccare gli argomenti che veramente hanno un senso, se no si rischiano di studiare qualcosa che nel migliore dei casi non serve assolutamente a niente.
E per quanto riguarda i docenti, alla luce del fatto che ormai queste notizie sono diffuse su internet, sono conosciute e si sta espandendo sempre di più questo tipo di conoscenza anche da parte dei docenti, di fare un minimo sforzo di aggiornamento e di cercare di dire delle cose che veramente possono aiutarci a migliorare l'economia e a salvare quello che rimane in questo paese. Grazie. Grazie a Marco Sava.